Interrompiamo la normale programmazione per un'edizione straordinaria del TG Sav per potervi aggiornare sulle crescenti tensioni tra le visitant e Gorgoland. Vi ricordiamo che negli ultimi mesi la situazione ha visto il verificarsi di forti tensioni dal punto di vista politico, senza mai però arrivare ad uno scontro armato. L'ONU è riuscita a stento a mantenere un equilibrio tra le due fazioni e ha imposto anche un cuscinetto tra le due zone. Sì, Stefano, negli scorsi mesi i caschi blu hanno però segnalato un'escalation di infrazioni. Con sempre maggiore difficoltà hanno cercato di contrastare le incursioni all'opera delle forze armate e le forze speciali di entrambe le due fazioni. Per questo motivo colleghiamoci direttamente con la nostra inviata sul posto, Flaminia, con un collegamento telefonico. Sì, buongiorno Andrea, sono qui al confine della zona cuscinetto mantenuta sotto il controllo dai caschi blu. Da nostre fonti interne provenienti dal Palazzo di Vetro ci arrivano notizie che sia le truppe armate delle Visitiani che quelle dei Gorgoliani si stanno massicciamente avvicinando alle zone di confine con la zona cuscinetto. Questo sta avvenendo all'indomani di un durissimo scambio di accuse mosso a distanza dai due governi. La situazione quindi si fa preoccupante. Qualora dovessero oltrepassare i rispettivi limiti, si potrebbe innescare un pesante scontro armato. Fino ad ora si è assistito solamente ad isolati e sporadici contatti tra le due fazioni, che si sono risolti per fortuna senza vittime, grazie al pronto intervento delle truppe dell'ONU. Inoltre, a rallentare gli spostamenti delle rispettive forze armate sono state anche le avverse condizioni meteo, che con delle copiose nevicate cadute in tutta la zona di confine hanno rallentato le operazioni delle due fazioni e con esse si è evitato di arrivare subito alla rottura. Per il momento, dall'area Trivellazione è tutto, a voi la linea studio. E ringraziamo la nostra inviata Flaminia. Da più parti del mondo ci giungono notizie sulla richiesta di un intervento più incisivo dell'ONU. I maggiori esponenti del mondo politico e religioso si auspicano una risoluzione pacifica della situazione. Purtroppo il veto all'intervento passivo di alcune nazioni non fa altro che aggravare la situazione. Sì, quindi l'aria che si respira oggi tra le Visitan e Gorgoland si fa sempre più tesa e sembra di essere ritornati allo scorso ottobre, quando solo un tempestivo intervento delle truppe meccanizzate dell'ONU è riuscito ad evitare le catastrofiche conseguenze di uno scontro diretto e totale. E è una notizia battuta qualche minuto fa dalle agenzie, che recita: le forze armate, le visitiane e gorgoliane, sono ufficialmente passate ad un livello di allerta 5, ovvero il più alto, è quello che prepara, le truppe ad un attacco. E siamo ancora a ricordarvi che, come diciamo, nell'ottobre scorso, ci fu il primo conflitto per la supremazia dell'acqua, che vide in quel caso le forze levisidiane scacciare. Costringendo a capitolare le forze avversarie. Sì, oggi senza alcuna forma di dialogo tra i due governi e con i componenti dell'ONU che non riescono a trovare un accordo né sulle sanzioni né su un intervento militare più incisivo, con le truppe che si stanno tutt'oggi schierando al confine, ci sembra onestamente inevitabile lo scenario peggiore, quello di un nuovo conflitto tra le Visitan e Gorgoland. Solo un più massiccio intervento delle forze dell'ONU potrà quindi scongiurare questa opzione dai risvolti imprevedibili. Ad un nostro inviato che ha riuscito da poco a intervistare i ministeri della difesa dei due governi, non sono state né date conferme né smentite dell'imminenza di nessun attacco, ma i responsabili delle nazioni si sono semplicemente limitati a scambiarsi delle accuse reciproche. Sì, Andrea, a questo punto ci sembra ormai chiaro che con questa escalation di eventi i due governi si stiano preparando ad un nuovo conflitto che ormai tutti i media internazionali chiamano supremacy. Quindi per il momento è tutto, penso che appena avremo nuove notizie vi faremo sapere, vi terremo aggiornati e cogliamo l'occasione per augurarvi una buona serata. Buonasera dal TG Sav.